Vedi questo è il frantoio che c'ha 100 anni precisi, è del 1917. Anzi, vedi questo altarino che hanno fatto questo è stato fatto perché la madre Patessa che ha regalato quella statua di Santa Rosa ha voluto che la mettessi in questo qui, ma si è fatto un piccolo altarino che proprio l'altro ieri è venuta lei stessa come madre Patessa a vedere questa statua e come l'ho messo, è rimasta entusiasta. Poi ho fatto vedere pure quest'altro museo che ho, dice c'è una cosa pazzesca, ma tu non è che ti aiuta qualcuno a fare, dico guardi, ho fatto tutto con le forze miei. Questa qua, questo frantoio qua, è un frantoio che c'è 100 anni, da quando è venuta la prima elettricità. Vedete quella centrifuga, questa centrifuga è di quel che ha inventato la separazione dall'acqua e dall'olio, perché prima non c'era la separazione, si faceva per mezzo di decantazione. Quella là, non dico quella prima, di centrifuga, ma manco una decima. Quella ha un capitale, però ecco, stiamo qua, se io metto un tendone per coprire, questa è tutta roba mia, però questa è roba del capitale viterbesi. Se io metto un altro cose qua, copro, vengono giù contravenzioni, invece di dirmi bravo, stupido, che ancora vuole. Vedi? Questo prima, qui c'era una macinetta, non doveva portare via, c'era una macinetta. Frantumavano le olive, le mettevano dentro una cariola, poi la prendevano su con la palla e le mettevano qua sopra. Questi fiscoli, adesso li facciamo in polipropilene per le mette, invece questi fiscoli qua sono fatti in fibra di cocco. Qua mettevano la pasta frantumata e giravano questa qua. Quando era stratificato, alzavano questo, mettevano un altro fiscolo di questo e poi facevano la stessa cosa. Poi l'alzavano, quando erano quattro, prendevano un disco di ferro e lo mettevano qua sopra e lo trasportavano qua sopra a questa pressa. Vedi, dopo, quando ci hanno messo un disco di ferro sopra, facevano la composta là, a posto due stati fiori, fino a che era sopra, tutta riempita di queste fiscole con un disco di ferro di sopra. Quando era riempita, per mezzo di un pistoncino spingeva e usciva fuori acqua e olio, e con quella centrifuga, come ripeto, che ha inventato quello della separazione dell'acqua dall'olio, con quella centrifuga separavano l'acqua dall'olio e facevano l'olio già discretamente buono, perché l'olio fatto al naturale è naturale. Vedete con tutti questi oggetti qua, questi piccoli, questi sono tutti oggetti, no? Che sono fatti con la fibra di cocco. La fibra di cocco sarebbe questa fibra qua. Questa fibra qua, che viene ricavata. Questa fibra sta detta a questo mallo qua. Questa fibra di cocco. Che noi la importiamo bella che è filata. Ce la mando proprio a matassi. Però è questa fibra che sta dentro a questo mallo grande. Tutte queste oggettiste che vedete, queste sono tutte formate, unici in Italia, perché io l'ho creato, sapendo fare quel tipo di fiscolo, ho fatto un giorno quattro cestini, venne una signora da Milano e mi disse, Mario, perché non me li dai? E io da quel giorno ho visto che c'era un certo interessamento, perché dopo 15 giorni mi ha riattelefonato, mi ha detto, Mario, me ne puoi fare un'altra 20? E gli fece un'altra 20. Dico, no, questa roba piace. A un certo momento mi sono messo a cominciare a intrecciare questa roba qua. E con questo l'ho portato a un punto molto importante, perché vengono su cose uniche in Italia. E è difficile che non piaccia, perché questo, per fare questo qui ci vuole una grande maestria, una grande passione. Perché se non si riesce, questo materiale dura anni e anni, perché non è come la canna che si macina, invece questo è fibra di cocco. Che sono tutti oggettini, ci si fanno grandi cose. Vedete quel filo? Tutti oggettini piccoli come questo, guardi un po'. Tutti oggettini piccoli, questi, vedete, come portachiavi, come porta tappeti, come quei tappeti là, lampadari. Ci si fanno tante di quelle cose. Io sono veramente contento perché sono riuscito a fare una cosa unica al mondo, che come fibra di cocco non trovate di sta roba qua. Potete trovare qualche tappeto, qualche cosa, ma questa roba oggettistica non riesce a farla nessuno, veramente.